nel corso delle mie lezioni una delle cose che si dice normalmente è che l'Europa è partita come progetto teso ad assicurare la pace, soprattutto pace tra Francia e Germania inizialmente, e poi subito dopo è diventata un'Europa tesa invece ad assicurare prosperità. Questa transizione era, diciamo, necessaria dal fatto che la guerra non era più una prospettiva credibile, e subito, quasi subito dopo l'inizio del processo, ma è diventata ancora più forte dopo la caduta del muro di Berlino. E questa transizione, la ricerca della prosperità, però è stata intesa in modo troppo univoco come uno, non considerare i processi di sicurezza, e due, prendere una strada neoliberista nella ricerca di questa prosperità. Questa è stata una ricetta fondamentalmente problematica, perché appunto ha da un lato elevato quello slancio ideale che c'era nel processo di unificazione europea, e in secondo luogo minimizzato quelli che dovevano, beh, potevano essere invece le avvisaglie di quella che poi è stata un riemergere del nazionalismo, del populismo, delle tensioni interetniche. E questa è, secondo me, la lezione che l'Europa deve imparare dal mondo, cioè il fatto che non si scoprono sotto il tappeto questioni così importanti come quelle appunto interetniche, come le diversità di livelli di reddito, come le diversità di classi sociali, come le ambizioni di persone che non hanno più niente da perdere. E questo ignorare tutte queste dimensioni, che non sono semplicemente quelle della prosperità economica in chiave neoliberista, è voluto dire che nel corso degli anni l'Europa si è concentrata sempre più su se stessa, ha completamente ignorato tutti i paesi con passato neocoloniale e ha completamente ignorato la capacità e la necessità di imparare a lavorare insieme per risolvere problemi di sicurezza che non fossero i suoi o quelli della sua immediata vicinanza. Il prezzo è stato pagato sul lungo periodo adesso, con migrazioni, con un escalare, con un aumentare di guerre locali, con una serie di problemi di sviluppare di rifugiati politici. Un'altra importante lezione è stata ovviamente quella dell'ignorare l'importanza dei problemi ambientali, sempre per perseguire questo benessere economico e breve durata, e questo ha dato luogo, tra le altre cose, ai processi di desertificazione, cambiamento climatico e anche lì di migrazioni forzate. Tutte queste sono cose che l'Europa deve imparare, quindi deve imparare a guardarsi più fuori, deve imparare a prendere i problemi di sicurezza sul serio, a prenderli in modo un po' più ampio, non solo sicurezza, diciamo, militare in senso stretto, ma sicurezza proprio nel senso di garantire le condizioni di vita decente e buona per una serie di popolazioni che altrimenti contribuiscono a indebolire quello che è stato il processo di unificazione. Io sono fondamentalmente un sostenitore dell'idea di Europa, anche dell'idea d'Europa declinata nei termini originali di Spinelli. E in qualche modo dobbiamo tornare a quell'idea, per abbandonare appunto questa ossessione con un senso dell'unità.